Buongiorno a tutti, siamo alla sala del Consiglio Comunale di Ascoli Piceno per il convegno ANIF, una riforma per lo sport dilettantistico. Sono qui con Carlo Cantalamessa, che è il presidente dell'Ordine Commercialisti della provincia di Ascoli, e vorrei rivolgere appunto una domanda che si riallaccia proprio al suo intervento che ha fatto in occasione di questo nostro convegno. E siamo proprio nel cuore delle istituzioni che dovrebbero anche gettare le basi per lo sviluppo della società civile. Quindi ci chiediamo quanto è importante appunto che le istituzioni valorizzino lo sport, anche per salvaguardarne la crescita anche sociale, quindi non solo la natura commerciale, quello che un po' noi stiamo facendo con la società dilettantistica lucrativa e che ANIF si impegna a fare quotidianamente. Grazie, innanzitutto grazie dell'invito a rappresentare i commercialisti di Ascoli. I commercialisti da sempre si battono per uno Stato meno burocratico che dia la possibilità alle imprese in generale di svilupparsi per creare una società più giusta, dico io. Figuriamoci nello sport. Lo sport non è divertimento, non è solo divertimento, non è soltanto espressione ludica. Io ho citato nella mia relazione, mi sono rifatto addirittura della cultura dello sport nell'antica Grecia, quello che lo sport rappresenta nell'educazione. Lo sport rappresenta anche un welfare di sostanza, con tanti addetti allo sport che si occupano dell'educazione, specialmente delle giovani famiglie, e al posto delle famiglie stesse, al posto dello Stato, sopperisce veramente con tanta forza e volontà. Ecco, questo settore non ha bisogno di tante norme burocratiche, ha bisogno di una riforma chiara, precisa, che dia la possibilità veramente di dare un impulso nuovo alla nostra società. La ringrazio e le auguriamo una buona giornata. Grazie a voi.